Importante traguardo raggiunto dall'uosa di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, il cui responsabile è il dottor Giuseppe Vuolo. Superata quota 1000 interventi su pazienti affetti da obesità patologica, eseguiti con tecniche quasi esclusivamente minimalistiche come la chirurgia laparoscopica e robotica, ma sempre piuttosto complessi. Indubbiamente il traguardo dei 1000 interventi è molto importante per una struttura che si occupa di un problema specifico come quello dell'obesità patologica. Questo traguardo, tra l'altro, è stato già superato da un po' di tempo, ma abbiamo per ora preferito non pubblicizzare la cosa perché volevamo arrivare a una computerizzazione completa dei 1000 interventi, che in realtà sono di più perché nei primi anni di attività tale inserimento in un sistema computerizzato non avveniva. Naturalmente raggiungere questo traguardo è importante non solo per la nostra unità operativa, ma anche per tutta l'azienda ospedaliera perché altre unità operative collaborano in maniera fattiva con noi nella preparazione e nei controlli successivi all'intervento dei pazienti che noi operiamo. E quindi voglio ricordare soprattutto le unità operative di endocrinologia con la dottoressa Ciuoli, di dietologia con la dottoressa Paolini, di psichiatria con la professoressa Goracci e di anestesia con la dottoressa Balti. Oltre a questi professionisti, a questi colleghi che più attivamente lavorano al nostro fianco, vi sono tutta una serie di altre professionalità che intervengono in tutto il programma complesso di preparazione del paziente all'intervento e anche successivamente nel follow-up. Per cui è un progetto che vede insieme una serie di realtà della nostra azienda e che ha portato al raggiungimento appunto di un traguardo importante che è stato prima quello dell'accreditamento del nostro centro fra i centri riconosciuti dalla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e da 3 anni a questa parte al raggiungimento del grado di centro di eccellenza. Il traguardo raggiunto non vuole però essere un mero punto di arrivo, bensì fornire lo spunto per una nuova progettualità che coinvolga tutta l'area vasta. Sì, questa proposta nasce da una difficoltà oggettiva che noi riscontriamo all'interno della nostra azienda, che è costituita sia dalla limitatezza delle ore di sale operatorie a disposizione della nostra struttura, sia dal continuo aumento della lista di attesa dei pazienti che noi abbiamo. Infatti, solo raramente il numero di pazienti operati settimanalmente supera quello dei pazienti che invece inseriamo in lista d'attesa. Da ciò una proposta che già è stata portata all'attenzione sia ai vertici della nostra azienda ospedaliera, sia anche all'attenzione dei vertici dell'area vasta, cioè quella di creare una vera e propria rete di area vasta che ci consenta di preparare un numero maggiore di pazienti e eventualmente ci consenta anche di operare dei pazienti al di fuori dell'ospedale senese. Naturalmente il centro è un centro del nostro ospedale, della nostra azienda ospedaliera e rimarrà tale. Però la possibilità di evitare ai pazienti lunghe liste di attesa, attualmente la lista di attesa è di circa un anno, anche qualcosa in più, potrebbe essere una soluzione per pazienti che aspettano comunque una risposta al loro quesito e che comunque vengono a noi in gran parte anche dalle altre zone dell'area vasta, quindi sia dall'Aretino sia dal Grossetano. E tra l'altro, con alcune realtà dell'area vasta abbiamo già delle collaborazioni in atto che ci consentono sicuramente di avere un numero maggiore di pazienti da operare.